Buongiorno e bentornati al consueto riassunto del weekend di calcio femminile, dotatosi oggi di una nuova sigla. Tanti gli argomenti, tanti i contenuti. Andiamo subito a rivedere quelli che sono i risultati della Serie A femminile. Sono tornati i classici orari. Alle 12:30 sabato Avinovo Juventus 1 Empoli 0, alle 14:30 Milan 0 Sassuolo 2 e Verona 0 Napoli 0. Domenica, ore 12:30 a Formello, Fiorentina batte Lazio 6-1. Alle 14:30 si sarebbe dovuta giocare Inter-Roma, ma è stata rinviata per Covid. E infine Sampdoria-Pomigliano 0-0, sospesa al 30° per impraticabilità del campo. Come avete sentito, il Milan ha perso in casa con il Sassuolo per effetto delle reti sigillate da Dubkova ed Hummels. Partita nella quale il Sassuolo ha generalmente giocato meglio, ma le rossonere nel forse in finale avrebbero potuto ottenere qualcosa in più. Il Sassuolo tiene botta al via e sblocca il 15°. Azione che libera Cantore alle spalle di una disattenta Agar sul lato corto di destra dell'area di rigore. Cross al centro della numero 11 che trova Dubkova, la quale stoppa in area e manda una conclusione a scendere all'incrocio di palle della sinistra di Giuliano. Un gol davvero bello. Le neroverdi gestiscono e legittimano il vantaggio. E l'asse Cantore Dubkova regala un altro brivido alle rossonere alla mezz'ora, ma stavolta la numero 10 ospite centra il palo alla destra di Giuliani. Al 35° si fa vedere il Milan con un cross da sinistra di Bocchetti respinto da Leme. Sulla ripartenza, Cleland prova in diagonale, ma la sfera va a sfiorare il palo alla destra di Giuliani. L'inizio di ripresa non è diverso da quello del primo tempo e alla primavera azione il punteggio cambia. Siamo al 10° minuto di gioco, calcio d'angolo da sinistra, appoggio di Cleland a Dubkova, altro appoggio a Cantore, cross sul secondo palo, Dongus prende il tempo ad Agard e di testa in tuffo insacca il gol di raddoppio. Al 61° si fa sentire il Milan, palo di Stapelfeld sugli sviluppi di una punizione, poi le ospiti non corrono più rischi sino ai minuti conclusivi. Al 74° destro di Giacinti fuori a sinistra su assist di Bergamaschi. Al 79° punizione da sinistra di Bochete che va direttamente in porta, pur essendo centrale, Leme con un colpo di reni alza in calcio d'angolo. All'80° Miyashi regala palla a Bergamaschi, sfera Giacinti che però trova l'opposizione di Leme. Milan 0, Sassuolo 2, il Sassuolo è a punteggio pieno, assieme alla Juventus. A Formello la Lazio incassa la seconda goleada stagionale, ma bisogna fare i complimenti alla Fiorentina che in quello che di fatto era uno scontro diretto ritrova i 3 punti che sono ben più di una boccata di ossigeno. Velocemente il gol, al 10° clamoroso errore di Hörström che gestendo palla nell'area di porta la calcia direttamente addosso a Sabatino, la sfera giunge Lundin che è lì a 2 passi e può solo appoggiare in rete. Al 21° Neto libera Monnecchia a destra, la quale punta l'area avversaria, entra, serve sul primo palo ove Sabatino con il destro insacca. Al 39° angolo da destra di Neto e colpo di testa vincente di Lundin sul secondo palo. Al terzo di recupero del primo tempo, angolo da sinistra sempre di Neto, in area Lundin spacca di testa con l'intervento con la mano sinistra e Ostrom buca il pallone smorzandolo, ma di fatto la sfera rotola in rete lo stesso e siamo 4-0. Al 68° regalo della squadra laziale a Monnecchi che intercetta sulla propria tre quarti, si lancia superando Gambarotta e si accentra progressivamente all'area di rigore avversaria sino al dischetto, dove con il destro batte Ostrom per il 5-0. Il gol della bandiera laziale arriva al 74° con Tortelli che regala ad Anderson che entra in area in diagonale e batte Schlotterbeck. All'89° angolo da destra di Mascherello, sul primo palo Sabatino gira il destro e trimba il gol del 6-1 finale. Per comodità omettiamo un paio di diagonali della Fiorentina terminati fuori di poco, ma aggiungiamo il destro di Cafferata che Hörström manda in corner dal quale poi nascerà l'ultimo gol viola. La Lazio è durata sino al raddoppio, ma almeno nei primi minuti ha impegnato 2 volte Schlotterbeck. Al terzo Martin ci ha provato da centrocampo, Schlotterbeck era mandato in angolo con il polso sinistro della mano di Ricchiamo. Al 20° cross di Heron da sinistra prolungato dalla portiera viola, sul secondo palo poi Anderson l'ha calciato fuori. Non è tutto rose e fiori per la Fiorentina, che al terzo della ripresa registra l'infortunio di Zanoli dopo un fallo commesso sul Castiello e la giocatrice esce zoppicante con il ghiaccio sul ginocchio destro. Attendiamo soltanto aggiornamenti. A Verona esce il primo 0-0 di questo torneo e sostanzialmente una pari che accontenta entrambe. Il Verona ottiene il primo punto, il Napoli esce indenne da una sfida spigolosa. Il primo tempo risulta equilibrato, con il Verona che parte forte, ma alla distanza escono le parti europee. Ciononostante, le occasioni sono una per parte. Al 23° punizione ospite da sinistra, batte Colombo, sul secondo palo Goldoni stacca di testa, ma la sfera si perde a lato. Al 41° Pasini raccoglie in area un lancio di Catelli e calcio in diagonale. Aguirre si tuffa alla sua sinistra e respinge. Nella ripresa il ritmo si fa più compassato e con il passare dei minuti si fa preferire il Verona, con una Pasini decisamente scatenata che al 66° viene liberata da un colpo di testa al limite di Nilsson, entra in area a sinistra e conclude, ma Aguirre con il piede sinistro respinge.
Al 71esimo Catelli mette in mezzo la destra, la linea entrata a Rognoni gira il destro, Aguirre si tuffa a destra e respinge salvando il punteggio. All'85esimo cross di Imprezzabili da destra, colpo di testa di Goldoni che termina a lato. È l'ultima azione di un incontro non noioso nonostante l'assenza di reti. A Vinovo, successo di misura della Juventus per una rete a zero, decide un colpo di testa di Girelli al 71esimo su cross di Rosucci dal lato corto dell'area di rigore da destra, con Bircic che perde la marcatura sulle numero 10. Partita non facile per le bianconere che, nonostante aver giocato una partita tutto sommato discreta, non trovano la via del gol con facilità e anzi è l'Empoli che rischia di sfiorare il colpaccio. Al terzo Bragonzi ci prova da 30 metri, Piero Magnello per con sicurezza alza il calcio d'angolo. All'ottavo Girelli salve buonasera, svirgola una giocatrice empolese, probabilmente Bragonzi, Cappelletti tocca con la mano mandando sul palo. Al dodicesimo controlla agilmente Cappelletti con lo sguardo la punizione di Boattin. Al ventunesimo risponde presente su una bella conclusione di Bonfantini imbeccato da Rosucci con una gran parata sul proprio palo. Al ventiseiesimo ancora Cappelletti protagonista che blocca una punizione insidiosa di Girelli dal limite dell'area di rigore. Al 27esimo rischia la Juventus con Boattin che regala palla a Bellucci, ma l'Empolese va al tiro dalla distanza debolmente e blocca tranquillamente Pierre Romagnan. Al 40esimo le locali sfiorano il gol sullo sviluppo di un angolo da sinistra con colpo di testa di Girelli di pochissimo alto, passano 2 minuti e Bonanzé accelera a sinistra, entra in area, mette in mezzo, ma né Girelli né Bonfantini riescono ad arrivare alla deviazione. A inizio ripresa ci prova Bonanzé da fuori area, Cappelletti respinge, poi fuori gioco di Girelli. Al 51esimo fa lo stesso Prugna sul fronte opposto, la palla colpisce una traversa clamorosa. Un tiro di Urti al 65esimo sull'esterno della rete e un'azione insistita dalla Juventus al 68esimo con Cappelletti che prima mette in angolo una conclusione di Bonansea e poi sugli sviluppi del corner Girelli di testa scheggia la traversa sono il preludio dell'1-0 che chiude il gol. Inter-Roma è la prima partita nella storia della Serie A femminile che è stata rinviata per Covid. Era stata rinviata a Milan-Fiorentina alla 16esima giornata della Serie A 2019-20, ma era stata rinviata soltanto precauzionalmente. Sandaria Pomigliano viene sospesa al 30esimo del primo tempo sullo 0-0 per manifesta impraticabilità del campo. Se lì la partita era stata equilibrata, tendenza più cercata, con Zetigna impegnata 2 volte a respingere un cross di Rincon sulla prima conclusione alta di Re, sulla seconda fuorigioco di Terenzi. Ma sono state le ospiti che hanno avuto l'occasione più importante alla 23esimo. Punizione di Bano succede da 3/4, sbuca Moracca in area di rigore, colpo di testa, palla che sfiora il palo alla sinistra di Bab. E poi, nell'aumentare di minuti, è aumentata anche la pioggia, il pallone non rimbalzava più, l'arbitro ha sospeso in un primo momento l'incontro, è tornato in campo, ha fatto il sopralluogo e ha deciso che la partita andava rinviata, in attesa di sapere quando saranno recuperate sia l'Inter-Roma sia Sampdoria-Pomigliano. Sampdoria-Pomigliano verrà ripresa dal 30esimo del primo tempo. Classifica, Juventus e Sassuolo 12 punti, Milan, Inter, Roma 9 punti, Napoli 4 punti, Fiorentina e Sampdoria 3 punti, Pomigliano, Empoli, Verona 1 punto, Lazio 0, ma Inter, Roma, Sampdoria e Pomigliano hanno una partita da recuperare. Bene, un breve commento a questo punto sulla giornata di Serie A femminile, non si possono non fare gli applausi a un Sassuolo immenso e a un sontuoso Sofia Cantore che portano a casa così il 2-0 contro il Milan, portandosi di fatto al comando della classifica assieme alla Juventus e chissà che non possa succedere qualcosa di clamoroso, ma ovviamente siamo solo alla quarta di campionato e poi l'avversario che deve affrontare la Juventus, la Sassuolo, non la prossima giornata ma nel proseguo del campionato è sicuramente una Juventus che non sarà certamente morbida nei confronti della squadra del Sassuolo, anche se ricordiamo che Piovani contro la Juventus si era giocato lo scudetto nella stagione 2017-2018 quando Juventus e Brescia chiusero 0-0 addirittura lo spareggio che poi vinse la Juventus ai calci di rigore con il Brescia, quel Brescia che fu l'unica squadra a vincere in casa della Juventus, tra l'altro 2 vittorie, una 2-1 in campionato e l'1-0 ai quarti di Coppa Italia sempre dello stesso anno. Ovviamente anche per segnalare la grandezza del tecnico Piovani. Per quanto riguarda il resto, il Milan, insomma, queste partite le sbaglia sempre. Il Milan, il vero problema, penso, di questa formazione del Milan non è tanto l'atteggiamento in sé, però questa partita il Milan l'affronta sempre tenendosi una sorta di riserva, parte blando per cercare di uscire alla distanza. Sassuolo e Juventus, queste partite, hanno dimostrato in passato come vanno affrontate. Si entra in campo concentrati al 100%, lasciando anche l'iniziativa all'avversario, ma con quella concentrazione, con quella mentalità che appena l'avversario sgarra,
ecco che arriva l'azione. Infatti, basti vedere l'azione dell'1-0. Il Milan che si addormenta sulla fascia di destra, Cantore prende, passa, mette in mezzo e Dubkova realizza un bellissimo gol, ma propiziato da un errore clamoroso della difesa rossonera. Il 2-0 non è da meno. Il Milan che comunque dal decimo del primo tempo, quando ha avuto l'unica altra occasione della sua partita, al palo di Nina Stapel nel 61esimo, in mezzo non ha fatto quasi nulla. È incredibile. Se pensiamo che il Milan ha fatto anche in Champions League, io quello che rimproveravo a Ganz l'anno scorso era appunto questo partire, no? Sempre un po' sottotono, in ogni aspetto tra l'altro, non sottotono dal punto di vista del gioco o dell'intensità, ma con la mente al 200%. No, parte sottotono in tutto questo Milan, e i risultati poi sono questi. È quello che avevo apprezzato nelle partite contro Zurigo e Hoffenheim, il partire bene. Poi nella fase centrale l'Hoffenheim era più forte, ha fatto 2 gol, e poi il Milan nel finale ha perso un po' di idee, è mancata anche un po' di condizione fisica, un po' il morale sotto i tacchi, e non sono riuscito a costruire neanche un'occasione da gol contro l'Ofere, a parte un paio di calci piazzati che hanno creato scuorno e scompiglio, come direbbero i partenopei, ma non hanno creato altro, a parte appunto un po' di qualche brivido, qualche tensione all'Ofere, ma per il resto occasioni vere non ne sono arrivate. Più che altro l'altro scontro diretto era Lazio-Fiorentina, insomma, la Lazio che prende la seconda goleata. È vero che ha affrontato squadre attrezzate come Milan e Fiorentina, mentre le prime partite sono arrivate comunque con una Sampdoria che nell'individualità è leggermente più forte, e contro un Inter che comunque ha cominciato bene il campionato, ma almeno erano state 2 sconfitte di misura, in cui la Lazio comunque non era uscita troppo dalla partita. Col Milan si sono arrese al quarto minuto, qua si sono arrese al 2-0. Ma è una Lazio che, al di là dei clamorosi errori difensivi, perché Ekstrom, dopo aver fatto 2 giornate impressionanti, respingendo tutto quello che capitava, ha salvato 3 volte contro l'Inter, ha salvato 2 volte contro la Sampdoria, con il Milan un po' imprecisa in alcune situazioni, ma oggi un errore grave. Il primo gol, un pallone calciato su Sabatino quando bastava buttarlo via, era poco efficace, poco utile al gioco, ma almeno evitava una papera clamorosa. Peccato, perché più che altro da lì l'1-0 ha cambiato completamente la partita. La Lazio 7 minuti prima aveva provato da centrocampo con Martin, Schopenhauer ha risposto presente, e quella parata e l'errore di Ekstrom hanno praticamente cambiato le sorti della sfida. Poteva essere un'altra domenica per la Lazio, insomma. Qualcuno ha criticato la Lazio per avere una formazione della Serie B, che vuol dire tutto e vuol dire niente. Perché è vero, la Lazio ha ancora buona parte delle giocatrici, sono la squadra dell'anno scorso della Serie B, e le nuove arrivate si devono ancora un po' adattare al gioco della Lazio. Però va anche detto che anche la San Marino Academy l'anno scorso aveva una formazione della Serie B praticamente, e ha lottato per la salvezza sino all'ultima giornata. Il Pomigliano ha una rosa di Serie B, eppure si sta giocando la salvezza senza alcun problema, rimanendo sempre in partita, e con la Sampdoria, nonostante essere leggermente indietro sul piano del gioco, con la Sampdoria che ha approcciato meglio sul calcio piazzato, il Pomigliano ha avuto la migliore occasione della sua partita. Quindi Serie B sì e no, cioè non è anche la Robica Bergamo una rosa di giovani giocatrici più che di Serie B nel 2019-2020. In quel caso lì, mancando l'esperienza, la formazione è retrocessa, e poi è retrocessa anche dalla Serie B, seppur di un punto, grazie all'ottima rimonta della Roma Calcio Femminile l'anno scorso. Però, ancora una volta, parliamo di una Lazio che è indietro, clamorosamente indietro, non me l'aspettavo così, a dire la verità. Più che altro anche il gioco, non è che abbia un brutto gioco la Lazio, ma sembra quel gioco che c'era in Serie A femminile 4-5 anni fa. Cioè, la squadra disposta in campo, dialogano con le 3-4 giocatrici che col pallone hanno particolare confidenza, e se 4-5 anni fa giocare così ti garantiva quasi sicuramente la salvezza, con l'evoluzione, con gli investimenti che sono stati fatti nel calcio femminile, un gioco del genere ti lascia relegato all'ultimo posto, in piena lotta per la salvezza, perché basta una vittoria alla Lazio per andare a raggiungere Fiorentina e Sampdoria e tirarsi fuori dalle ultime 3 posizioni, ma la classifica, come abbiamo visto quest'anno, è cortissima. Adesso, al di là del fatto che mancano i punti per Inter-Roma, Sampdoria e Pomigliano, ma la classifica è cortissima. La Fiorentina era nelle ultime 3 con una vittoria, è già settima. Quindi il calendario può sbalzare da un momento all'altro. E il problema vero è che questi risultati qua rischiano di tagliarti fuori, non tanto dalla lotta, ma a livello psicologico ti danno una mazzata incredibile, perché incassare 14 reti in 2 partite,
Sono tante se stai pensando di salvarti. Qualche anno fa era comprensibile qualche anno fa, adesso con il livello che si è alzato, anche il Pomigliano, che comunque non me l'aspettavo così in palla, me ne sarei aspettato un esordio come la San Marino Academy contro l'Empoli, ad esempio, la prima di campionato, almeno 5-6 gol, pensavo che la Juventus ne segnasse, ne ha segnati 3, e il Pomigliano è rimasto in partita fino al 68esimo, come ho detto più volte, quindi... Insomma, la Lazio deve prendere e organizzare le idee perché il tempo passa, la classifica è corta, il campionato è lunghissimo, quindi non è una lotta a salvezza come quella dell'anno scorso, dove c'erano quelle due squadre che lottavano, una era già tagliata fuori e le altre stavano scappando via. È una lotta che durerà fino all'ultima giornata, però non si possono più fare questi errori, non può fare più questi errori. Verona-Napoli, un buon pareggio, meglio il Napoli nel primo tempo, meglio il Verona nella ripresa, nel complesso più pericoloso e insidioso il Verona, tre parate di Aguirre contro praticamente le zero di Kaiser, interventi facili, solitamente avuto, ordinaria amministrazione, quindi un Verona che potenzialmente avrebbe potuto avere qualche occasione in più, nulla di eclatante, poteva, qualche occasione in più nel senso di dire se forse poteva anche vincere questa partita. Non hanno fatto nulla di particolare, però sono partite bene, si sono concentrate bene. Loro sì, che avevano avuto zero gioco, zero reazione nelle prime due partite contro Milan e Sassuolo, che è quello che hanno fatto praticamente l'anno scorso, fino poi alla vittoria per 1-0 alla quinta giornata, nello scontro diretto con la più barica, partendo poi Verona a vincere a Firenze, anche se poi quello che in gergo si chiama il bel gioco è arrivato soltanto all'ottava giornata quando ha perso 2-1 contro l'Empoli, ottava o nona giornata dell'anno scorso. Quest'anno invece hanno fatto una buona partita contro la Juventus, cercando di rimanere in partita il più possibile, quando l'anno scorso avevano perso un 5-0 senza neanche mettere piede in campo, e oggi contro il Napoli hanno offerto veramente una bella prestazione, sono contento del Verona, speriamo possano continuare così. Il Napoli ha fatto un passo leggermente indietro rispetto ad alcune cose viste contro la Fiorentina, è ancora un Napoli che deve trovare la propria identità di gioco, soffre quando l'avversario attacca, ma alla fine può portare a casa il massimo. Juventus Empoli poco da dire, un buonissimo Empoli che ci ha provato, non ha avuto problemi, non si è fatto problemi ad attaccare una Juventus che ha pagato un po' di stanchezza per la pausa delle nazionali, per il fatto che la preparazione è cominciata in anticipo rispetto a praticamente tutto il resto della, tra virgolette, della griglia, prendiamo un termine dalla Formula 1, insomma abbiamo veramente un campionato che ci può regalare tantissime, tantissime emozioni. Ci stiamo dilungando un po' troppo, andiamo velocemente con i risultati della classifica di Serie B. Cesena Prosesto 2-0, Costi al 44esimo, Pinna all'83esimo, Chievo Sassari Torres 1-0 alla 38esimo, Bolognini su punizione, Cittadella Ravenna 3-2 all'ottavo, Zorzan al 20esimo, Peruzzo, Accorcia Giovagnoli al 43esimo, Meggiolaro per le Venete al 77esimo, Burbassi al 92esimo per le Romagnole, Como Brescia 0-1 all'87esimo, Asta, Pin Bari, Cortefranca 2-1 di Criscio al 51esimo, Gelmetti 75esimo per le locali, Sarri De Letto al 96esimo per le ospiti, San Marino Academy Roma Calcio Femminile 3-0, Menina al terzo, Fusarpolli al 15esimo, Marrone al 77esimo, Tavagnacco Palermo 5-0, Ferina al 15esimo, Abusiana al 50esimo, Grosso al 72esimo, Cunguri al 84esimo e al 91esimo. Classifica: Brescia Chievo 7 punti, San Marino Pin Bari 6 punti, Tavagnacco Cesena Cortefranca Cittadella Ravenna 4 punti, Como 3 punti, Roma Calcio Femminile 1 punto, Prosesto Sassari Torres e Palermo 0 punti, con una partita in meno, Pin Bari, Tavagnacco, Cesena, Como, Roma Calcio Femminile, Prosesto. Siamo alle battute conclusive della Coppa Italia di Serie C, una volta terminata domenica prossima sui nostri canali di informazione faremo un grande riassunto di tutto quello che è successo in questa prima fase. Nell'eccellenza femminile la Derby Academy Parma, Biancorosso e Piacenza finisce 3-0 con un dominio parmense sotto tutti i punti di vista. E veniamo dunque al consueto appuntamento con il calcio estero. Terza giornata FA Women's Super League, Arsenal Manchester City 5-0, Brighton Aston Villa 0-1, Everton Birmingham City 3-1, Manchester United Chelsea 1-6, Tottenham Reading 1-0 e West Ham Leicester 4-0. La classifica: Arsenal e Tottenham 9 punti, Aston Villa 7 punti, Chelsea, Brighton e Manchester United 6 punti, restano a 0 Leicester, Reading e Birmingham a 3 punti da Manchester City ed Everton, il West Ham è settimo a 4 punti, per ora può star tranquillo. Abbiamo anche la Championship, si è giocata la quarta giornata, Bristol City Durham 0-2, Charlton Bergham 2-0, Liverpool Crystal Palace 2-1, London City Lionesses Coventry United 2-2,
Sheffield United Watford 3-0, Sunderland Hughes 1-1. La classifica: Sheffield Durham 9 punti, Sunderland 8, Liverpool e London City 7, Charlton e Blackburn 6, Hughes, Crystal Palace e Bristol City 4 punti, Coventry United 1 punto, Watford 0 punti. La lotta salvezza è fra queste ultime due squadre. Tocca ora alla Francia, quarta giornata della Division 1 Féminin. Dijon Saint-Étienne 0-4, Issy Bordeaux 0-1, Fleury-Soyaux 1-0, Lyon-Guingamp 4-0, Derby di Parigi, Paris Saint-Germain, Paris FC 4-0, Rennes-Montpellier 1-4. La classifica: Lyon-Paris Saint-Germain 12 punti, Paris FC 9 punti, Bordeaux 7, Montpellier-Fleury 4 punti, Saint-Étienne-Guingamp 4 punti, Soyaux-Issy-Dijon 3 punti, Rennes 1 punto. In Spagna, giornata 3 della Premier Iberdrola, Sporting Huelva Atletico Madrid 0-3, Barcellona Valencia 8-0, Madrid Calcio Femminile Rayo Vallecano 4-2, Tenerife Real Madrid 1-1, Levante Real Betis 1-1, Alavés Villarreal 2-0, Real Sociedad contro Siviglia 2-0 e Ibar Athletic Club 1-2. Barcellona, Atletico Madrid, Real Sociedad e Alavés 9 punti, Athletic Bilbao e Madrid Calcio Femminile 6 punti, Levante 5 punti, Villarreal 4 punti, Eibar 3 punti, Huelva 2 punti, Siviglia, Tenerife, Real Betis, Real Madrid e Valencia 1 punto e Rayo Vallecano 0 punti. In Germania infine il secondo turno della DFB Pokal der Frauen, Hamburgo-Gütersloh 1-1, vittoria per 3-2 ai rigori dell'Hamburgo, Eibing Friburgo 0-10, Borussia Bocholt Werder Brema 0-1, Hannover Turbine Potsdam 1-5, Andernach Zand 0-1, Helfersberg Bayern 0-6, Hegau Kansai Siena 0-2, Babelsberg Siegen 0-6, Meppen Essen 0-1, Lipsia Leverkusen 1-3, Rostocka Hengstedt Ulzburg 0-7, Norimberga Eintracht Francoforte 0-5, Arminia Bielefeld Colonia 0-6, Formazia Worms Casue 0-2 e Würzburg Kickers Hoffenheim 0-5. Alle 18:30 oggi Duisburg Wolfsburg, tutte le vincenti hanno avuto accesso al prossimo turno. E come avete saputo, lo scorso weekend ci siamo fermati per il racconto delle partite delle nazionali. Questo è il riassunto di tutte le partite di qualificazione giocate per quanto riguarda il seguente continente, Europa. Prima giornata Slovacchia-Svezia 0-1, seconda giornata Finlandia-Slovacchia 2-1, Svezia-Georgia 4-0, questo era il gruppo A e la Svezia attualmente si trova in testa con 6 punti. Gruppo B. Prima giornata Faroe-Spagna 0-10, Ungheria-Scozia 0-2, seconda giornata Ungheria-Spagna 0-7, Scozia-Faroe 7-1, Spagna-Scozia conducono con 6 punti. Gruppo C, Bielorussia-Cipro 4-1 e Olanda 1, Repubblica Ceca 1, seconda giornata Repubblica Ceca-Cipro 8-0, Islanda 0, Olanda 2, Repubblica Ceca-Olanda conducono con 4 punti. Gruppo D, giornata 1, Lettonia-Austria 1-8, Irlanda del Nord-Lussemburgo 4-0 e Inghilterra-Macedonia del Nord 8-0. Seconda giornata, Macedonia del Nord-Austria 0-6, Irlanda del Nord-Lettonia 4-0 e Lussemburgo-Inghilterra 0-10. Inghilterra-Austria e Irlanda del Nord sono in testa con 6 punti. Gruppo E, giornata 1, Danimarca-Malta 7-0, Bosnia-Montenegro 2-3 e infine Russia-Azerbaigian 2-0. Seconda giornata Russia-Montenegro 5-0, Azerbaigian-Danimarca 0-8, Malta-Bosnia 2-2, Danimarca e Russia hanno praticamente 6 punti. Norvegia-Armenia 10-0, Albania-Kosovo 1-1 e Polonia-Belgio 1-1, giornata 1 del gruppo F. Giornata 2 Armenia 0, Polonia 1, Kosovo 0, Norvegia 3, Belgio-Albania 7-0, Norvegia 6 punti, poi Belgio e Polonia con 4. Gruppo G, quello dell'Italia, giornata 1, Italia-Moldova 3-0, Svizzera-Lituania 4-1 e Romania-Croazia 2-0. Seconda giornata, Croazia 0, Italia 5, Moldavia-Svizzera 0-6, Romania-Lituania 3-0, Svizzera-Italia e Romania conducono con 6 punti. Gruppo H, giornata 1, Turchia-Portogallo 1-1, Germania-Bulgaria 7-0, Israele-Portogallo 0-4, seconda giornata, solo Germania-Serbia, Germania 6 punti in testa alla classifica.
Gruppo I, giornata 1, Grecia 0, Francia 10, Estonia 0, Slovenia 4 e Galles 6, Kazakistan 0. Giornata 2, Grecia, Kazakistan 3-2, Estonia e Galles 0-1, Slovenia 2, Francia 3. Francia e Galles sono in testa con 6 punti. Si sono giocate anche alcune partite di qualificazione alla Coppa Asiatica femminile. Ricordiamo che sia la Coppa Asiatica, sia la Coppa d'Africa, sia la Coppa America, sia il torneo riservato alle squadre del Nord e Centro America, sia la Coppa delle Nazioni dell'Oceania, sono tutte competizioni che si giocheranno il prossimo anno e avranno la loro validità nello stabilire le squadre qualificate al Mondiale del 2023. Per la Coppa d'Asia si sono giocati i gruppi E, F, G e H, che sono così giunti alla loro conclusione. Alla Coppa Asiatica, oltre alle già qualificate India, Giappone, Australia e Cina, ci sono anche Corea del Sud, Filippine, Iran, Thailandia. Mancano soltanto le squadre dei gruppi A, B, C e D, con Taipei cinese, Bahrain, Laos nel gruppo A, Vietnam, Tagikistan e Maldive nel gruppo B, Singapore e Indonesia gruppo C, e infine Myanmar, UAE, Guam e Libano nel gruppo D. Bene, siamo giunti alla conclusione del nostro programma. Grazie per chiunque abbia dedicato un pochettino di attenzione. Domenica prossima vi diamo gli appuntamenti: Roma-Juventus per quanto riguarda la Serie A, scontro scudetto; Hoffenheim-Eintracht Francoforte, scontro Champions in Bundesliga; Chelsea-Brighton, che lo segnaliamo non tanto perché attualmente è una lotta per l'altra classifica, ma perché il Brighton l'anno scorso si impose 2-1 al Kings Meadow; Soyou Dijon, lotta salvezza nella divisione 1 francese; e infine Levante e Eibar per quanto riguarda la Primera Iberdrola. L'appuntamento dunque a domenica prossima, grazie per l'ascolto.